Questo programma è offerto da... Da 65 anni Amplifon fa sentire meglio chi ha problemi uditivi. Le persone che non sentono bene spesso non ascoltano i consigli dei figli e si rifiutano di fare il controllo dell'udito. Ciao. Ma dove sei fuori tu? Oh, amore, cosa fai qua? Puoi sempre provare a mettere l'apparecchio acustico. Non fa mica male, sai. Lo sai che aspettare fa solo peggiorare le cose. Nessuno ti prenderà in giro. Io voglio che tu stai bene perché sei molto importante per me. La Sicilia mia, terra d'amori, ridi a lontano, provo una gran pena, ca tutta quanta l'arma m'avvelena, e vivo un continuo dolore. La voce che mi chiama tutti luri, sento che fa un'amara cantilena, una voce stanca che mi dice appena, torna a vasare lì tu amati giuri. Sta voce è tua Sicilia, tanto di star mamata, che ora dolorata, picchi in te viri più, vorrei tornare e finire su un canto sacra scena, ma moro con la pena che non te viro più, vorrei tornare. Thank you.
Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Bentrovati alla 13ª edizione del premio Ragusani nel mondo. Quella che avete sentito in realtà è una poesia, una delle centinaia di poesie scritte da uno straordinario poeta che è nato ed è cresciuto a cavallo del secolo, tra l'Ottocento e il Novecento. È uno dei pochissimi poeti ad essere incoronato in vita con l'alloro, incoronato poeta con l'alloro. È stato un privilegio riservato a pochissimi. Molti di voi conoscono il loro nome, Ciccio Carrà Tringali, e posso dire con una nota d'orgoglio che si trattava del mio bisnonno, quindi è stata una vera emozione per me cantarla. Ho scelto questa poesia perché parla, come avrete capito, penso che siamo un po' tutti siciliani, quindi avrete capito che si tratta, parla della nostalgia che provavano gli emigranti quando, soprattutto nei primi del secolo, nei primi anni del Novecento, dovettero lasciare le loro terre, e quindi questo struggente dolore per la loro, per la lontananza da queste terre. Questo perché questo premio, il premio Ragusani nel mondo, nasce inizialmente come festa dell'emigrante, poi si è evoluto, è cresciuto, ha allargato i propri confini, e in particolare questa edizione, la 13ª edizione, si rivolge all'Europa.
Salon Orchestra Alt Wien. Straordinari. Grazie, il maestro Ute Zwölfel. Franco Di Mare. Buonasera. Buonasera, bentrovati, buonasera. Buonasera. Anna Vinci è una grandissima professionista. Ha una bella testa, ha una bella voce e un personale che non ha niente da invidiare ad alcuno. Non è meravigliosa? Il che non guasta, come dire. Sono davvero felice di essere qui stasera, non è una frase fatta, è davvero così, sono meridionale e vivo con grande orgoglio la forza delle mie radici. Venendo qui mi è capitato un episodio che non posso non raccontarvi perché è veramente carino. Una coppia di pensionati mi hanno avvicinato, erano qui dietro, mi hanno stretto la mano, ah, lei è qui, ci fa piacere, complimenti. Le voglio dire una cosa, mi ha detto lui, lei da vivo è molto meglio. È proprio carina. Dottor Sebastiano D'Angelo. Un grande affetto che ci viene da tutto il popolo ibleo, che ci dà spinta a proseguire anche attraverso continue segnalazioni di nuove storie belle che promuoveranno attraverso il premio l'immagine della provincia di Ragusa. Carlo Adriano Corallo, architetto, Ragusa. Secondogenito di madre veneta e papà ragusano, rappresenta una delle più belle pagine del genio creativo di matrice iblea in tutto il mondo. Carlo nasce a Melbourne l'8 febbraio del 1956. I genitori emigrati in Australia nel 1952 lo educano ai valori della tradizione siciliana e lo mantengono agli studi con grandi sacrifici, superando ostacoli e condizioni ambientali, a quel tempo ostili verso gli emigrati. Carlo, sin da giovane, manifesta una spiccata passione per l'edilizia e in particolare per l'architettura e il disegno di interni, che manifesta aiutando il papà nei lavori di ristrutturazione edilizie di piccole proprietà private. Si iscrive in architettura all'Università di Melbourne, ove si laurea con la menzione d'onore nel 1979 e nel contempo perfeziona la teoria con la pratica presso uno studio di architettura. Con i primi guadagni viaggia lungamente in Europa, traendo dal confronto e dall'ammirazione per l'architettura europea preziosi suggerimenti per la sua carriera professionale, che ben presto si sviluppa con risultati di impressionante e assoluta eccellenza. Ben arrivato. Nel filmato si diceva chissà che cosa potrebbe fare per Ragusa un cittadino ragusano del cuore d'adozione, nato a Melbourne ma a sangue ragusano nelle vene. Cosa farebbe se potesse intervenire qui a Ragusa? Questa è una domanda un po' difficile in 4 giorni. Comunque penso che siate tutti d'accordo che si dovrebbe fare qualche cosa qui con la piazza, quel palazzino lì sarebbe... A questo proposito prendo spunto per invitare sul palco il sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale. Non me lo posso fare toccare il palazzo, è così bello, sembra un peccato. Posso prendere un impegno, anzi già lo sanno i miei concittadini, che diventerà un bellissimo albergo. Già sono avanzate appunto questi incontri che abbiamo avuto con questa società di progettazione. Diventerà o un Hilton o uno Sheraton, poi andremo a vedere, ma dovrà scomparire per dare spazio a una bellissima struttura. Con Carlo faremo sicuramente qualcosa, ne abbiamo parlato. Per me questa è veramente una cosa molto commovente, voglio ringraziare a tutti quanti per veramente per l'accoglienza. E passiamo quindi al secondo premiato. Anche in questo caso è tutto racchiuso in una clip che vi racconterà di lui. Vincent Tummino, vigile del fuoco, Vittoria. Vittoriese di terza generazione, con i nonni paterni che lasciarono la città natia nel 1909 alla volta di New York, alla ricerca del sogno americano, come migliaia di italiani di quell'epoca. Imbarcatisi sulla nave Ancona, sopravvissero all'umiliante controllo della polizia di Ellis Island, alla fame e agli stenti iniziali,
trovando un dignitoso lavoro e assicurando ai figli e ai nipoti, fra cui Vincent, un futuro più sereno. Vincent conserva un bellissimo ricordo degli anni della gioventù, con una famiglia numerosa e molto unita, orgogliosa delle proprie origini, della cultura e delle tradizioni italiane, tutti i valori che lo formeranno in seguito come uomo e cittadino, dal cuore e dal sentimento italiano, anche se dal passaporto americano. Nasce nel 1945 in un quartiere di Staten Island, New York, popolato da gente del meridione d'Italia. Educato ai valori della famiglia e alla tradizione italiana, Vincent si è sempre dimostrato fiero delle proprie origini ed ha sempre operato per l'affermazione dei valori dell'italianità e per il benessere dei propri connazionali, soprattutto di quelli più bisognosi, a partire da quando, poco più che ventenne, divenne il presidente della società Cavalieri di Colombo. Dopo una breve esperienza come agente di cambio a Wall Street, nel 1970 si arruola al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York, ove lavora per ben 36 anni, distinguendosi per dedizione, spirito di sacrificio, abnegazione, disprezzo del pericolo, tutte doti che lo segnaleranno in centinaia di interventi ed in particolare nelle operazioni di soccorso di quel tragico 11 settembre 2001, con il crollo delle Torri Gemelle. Innamorato visceralmente del proprio lavoro, vissuto come una vera e propria missione, ha sempre ritenuto che la ricompensa migliore stia nella consapevolezza di aver salvato una vita umana, un gesto che ti rende immensamente felice. Dotato di un carattere deciso e di un intuito veloce ed immediato, il suo sprezzo per il pericolo lo ha portato a decine di azioni eroiche, che gli sono valsi numerosi attestati di benemerenza e pubblici encomi, nonché significativi avanzamenti di carriera. Il suo impegno professionale si è manifestato anche nel campo del sociale e della pubblica solidarietà, soprattutto a beneficio della comunità italiana, ricoprendo ruoli di assoluto prestigio in importanti organismi umanitari. In particolare è nominato, con ben 4 mandati triennali, presidente della Columbia Association, diretta emanazione del Corpo dei Vigili del Fuoco di New York, nata nel 1934 con il preciso intento di aiutare i connazionali d'origine italiana, contribuendo all'elevazione morale e materiale delle loro condizioni. Costituita originariamente da appena 12 pompieri italiani, oggi la Columbia Association annovera migliaia di iscritti ed è accreditata come una delle istituzioni pubbliche più prestigiose della società americana. L'ingegner Salvatore Brink, vicepresidente dell'Associazione Ragusani nel Mondo, e il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia. The firefighters throughout the whole world are a band of brothers. We all help each other, and no matter what country you come from, the firefighters are always there to serve and defend the ground that they fight the fires on. Non importa da quale paese vengano gli uomini che fanno parte dei vigili del fuoco degli Stati Uniti, combattono la stessa battaglia e sono pronti a gettarsi nel fuoco per difendere gli esseri umani, le persone in pericolo. Abbiamo coinvolto tutti e 12 comuni della provincia, abbiamo un livello che siamo ricercati, ci arrivano segnalazioni da tutte le parti, sponsor che vogliono essere inseriti. La manifestazione ha il successo che questa piazza piena sicuramente i cittadini della nostra provincia che da poco o da tanto tempo sono fuori e onorano con la loro presenza e con le loro attività appunto la provincia Iblea, e sono contento che qui oggi c'è un ex vittoriese che penso sia appunto l'emblema del coraggio di un mestiere, di una professione che apprezziamo tutti, che ammiriamo tutti e di cui tutti abbiamo bisogno. E questo momento è importante. E c'è anche un altro premio, mi pare, che consegna il sindaco di Vittoria. Prego. Io consegno il piatto celebrativo del quarto centenario. Quest'anno Vittoria ha festeggiato i 400 anni e quindi abbiamo voluto riprodurre un piatto che ricordasse questo compleanno particolare con il simbolo della città di Vittoria e nei materiali proprio tipici della Sicilia. E oltretutto, insomma,
anche un altro simbolo che sta diventando appunto un simbolo e un ambasciatore nel, in Italia. Che non spegne il fuoco ma spegne mondo. La sete però. Questo appunto può essere utile per spegnere altre cose, ma è il vino Cerasuolo, l'unica DOCG del meridione d'Italia che è proprio il Cerasuolo di Vittoria. E quindi a un vittoriese mi sembra che sia il modo migliore per promuovere tra l'altro all'estero uno dei nostri prodotti di eccellenza. Benissimo, real good wine. Brindiamo più tardi. Grazie. Marco Di Sapia, tenore, e Heidi Manzer, soprano. Oh,
sum arc trivis fi. Und die Mätresse sang und fort, sind wohl ich ein Gerücht. Dann schäumten sie sich mitten im Licht, sie wurden dann vom Bett. Ich hoffe, das ist kein Gerücht, weil das mir so gefällt. Denn was ihnen fehlte, sie sagten's gut. Sie haben's. Was hab ich? Giorgio Tumino, ingegnere aerospaziale Ragusa. Giorgio Tumino nasce a Palermo il 5 settembre 1969 da padre ragusano e madre palermitana. Fin dalla giovane età coltiva una forte inclinazione per la scienza e la tecnologia, che lo porta ad intraprendere gli studi scientifici e a conseguire la maturità con il massimo dei voti. Desideroso di essere parte attiva dello sviluppo tecnologico di eccellenza, si iscrive alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale di Palermo, completando gli studi a Roma presso l'Università La Sapienza, culla della ricerca spaziale in Italia. In questi anni pone le basi per la sua futura carriera, al contatto con figure di rilievo del settore spaziale internazionale. Ottiene una borsa di studio presso l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, in Olanda, ove rimane dopo la laurea per 2 anni con un prestigioso incarico professionale che lo vede impegnato nella ricerca applicata alle tecnologie critiche per veicoli di rientro terrestre e di vettori di trasporto spaziale di generazioni future. Ad appena 37 anni, una delle menti più brillanti dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ingegner Giorgio Tumino. Chiamo sul palco il signor Damigella Giovanni, presidente della Mondial Granite. Ben arrivato. Per le missioni spaziali c'è bisogno di coinvolgere più stati membri dell'Europa, quindi non è una cosa che si può fare soltanto all'interno di uno stato europeo. Quindi è importante coinvolgere tantissima tecnologia e tantissimo valore umano, diciamo, tantissime persone. Quindi diciamo che sì, si può scegliere di averlo in Sicilia, bisogna discutere con gli altri stati membri. Comunque è anche vero che anche in Italia abbiamo altri centri di importanza. Io mi trovo a Parigi, il quartier generale, comunque anche in Italia, in Olanda, come si è visto, ci sono altri centri. Quindi non è vero che l'Italia è esclusa. Tra l'altro io sono all'Agenzia Spaziale Europea, comunque faccio parte del contingente italiano per le attività spaziali in Europa. È un grande onore poter premiare, essere qua oggi, così tanti illustri personaggi che danno onore e lustro alla nostra provincia. In più mi sento molto fortunato di poter festeggiare questa giornata con tanti parenti e amici che sono qui nel pubblico e che tra i quali c'è anche mio padre, che è la persona che mi ha trasmesso. Faccia vedere, dov'è? Dov'è? È la persona che ha trasmesso. Complimenti! Complimenti anche a lei. Certo. La persona che ha trasmesso i valori, i blei in me e che sono giornalmente applicati nel mio lavoro, nella mia vita personale e professionale. Ignazio Pisana, musicista, ISPICA. Musicista di livello europeo, Ignazio Pisana è il primo ispicese nella storia del premio.
Nasce a Ispica il 10 giugno 1967, ove frequenta le scuole elementari e medie. Nel 1976 entra a far parte della banda musicale Città di Ispica. Dal 1981 al 1989 vive a Messina, dove frequenta il Conservatorio Statale di Musica Arcangelo Corelli e contemporaneamente il liceo classico Francesco Maurolico. Soggiorna nell'estate 1988 e nell'inverno 1989 a Berlino, dove ha modo di preparare le basi per un successivo perfezionamento, superando nel 91 l'esame di ammissione all'Università delle Belle Arti ed entrando a far parte della classe del professor Georg Zeretzke, primo clarinetto dell'orchestra della Deutsche Oper Berlin. Ignazio Pisana. E prego salire sul palco il sindaco di Ispica Piero Rustico e Gianni Battaglia, agente generale della Reale Mutua Agenzia di Ragusa, che è qui anche in rappresentanza dell'Associazione Sviluppo Ragusa. Quando un seme viene piantato nell'humus giusto e riceve l'acqua, il calore, il sole e l'amore indispensabile. Allora, e anche questi suoni probabilmente. Esatto, questo seme si può sviluppare e quindi è una cosa che non dimenticherò mai, la mia provenienza è un ricordo che mi accompagna sempre in tutti i momenti della mia carriera. Ho avuto ieri l'opportunità di ringraziare i miei cittadini per il calore che dimostra sempre, oggi voglio farlo con la provincia intera di Ragusa. E soprattutto ho la sensazione di avere adesso una responsabilità molto maggiore, un incarico ancora più grande di sostenere questa fiducia che mi è stata attribuita. Di poter... Una bella responsabilità. Una bella responsabilità. Grazie. Ora anche Ispica ha un suo premiato. Ignazio Pisana rappresenta per la nostra città una eccellenza. L'occasione del premio vuole sicuramente premiare lui, ma vuole premiare anche l'impegno di tanti nella nostra Ispica che la connotano come una città in cui la musica è veramente di casa. L'accenno che è stato fatto alla tradizione bandistica della nostra città credo sia stato veramente quanto mai opportuno. Ignazio è partito da lì e è arrivato alle vette che tutti conosciamo. A grandi vette. Questa splendida manifestazione l'abbiamo inquadrata un po' tante aziende come una finestra che si affaccia sul mondo e che idealmente unisce tutti i figli di questa terra. Però solo l'idealità credo non basti, più prosaicamente credo che ci vogliono anche sostegni. Questi sostegni credo che possano venire ancorché dalle istituzioni, dalle aziende private che io auspico possano essere sempre di più.
Pietro Floridia, compositore, Modica, premio alla memoria. Pietro Floridia nasce a Modica il 5 maggio 1860. Sin da piccolo viene avviato allo studio del pianoforte, dimostrando un talento naturale tale da convincere i genitori, non appena guarito da una precoce e debilitante malattia, a mandarlo al prestigioso Collegio Reale di Musica San Pietro di Maiella a Napoli. Lì si diploma compositore e direttore d'orchestra a soli 19 anni. Ancora studente, la casa editrice Lucca di Milano pubblica alcune sue composizioni di piano che lo fanno conoscere a livello nazionale. Nel 1882 nasce la sua prima opera, Carlotta Clapier, che viene rappresentata al Circolo Nazionale dell'Opera di Napoli il 5 maggio. Dopo il felice debutto, il giovane Pietro si dedica per alcuni anni allo studio serrato dei grandi compositori del Settecento e Ottocento. Allora chiamiamo sul palco, in memoria di Pietro Floridia, Giovanni Dormiente, presidente del Centro Studi Pietro Floridia di Modica, e Frank Susino, che è studioso e ricercatore di New York, di origine pozzallese. E chiamo sul palco il sindaco di Modica, Piero Torchi, e il presidente della Logos Risorse Umane, Rosario Alescio. Se le persone volessero consultare qualche enciclopedia oppure dizionario della musica, si accorgerebbero che sono dedicate a Floridia soltanto poche righe, no? E invece la ricerca che il centro studi che io mi onoro di presiedere, la ricerca che è stata condotta per un arco di tempo di 20 anni, con il reperimento del materiale, ha dimostrato che Pietro Floridia è un grande musicista, invece, che con le parole del maestro Arturo Sacchetti, che forse tanti addetti ai lavori nel campo della musica conosceranno, il maestro Arturo Sacchetti ha detto che è il più clamoroso caso di cancellazione dell'ultimo secolo della vita musicale italiana. Ora, ricordando Martin Luther King, il quale diceva «I have a dream», anche noi 20 anni fa avevamo un sogno. Un sogno che stasera è diventato realtà, anche perché stasera non siamo più soli, ma abbiamo le istituzioni accanto che ci supportano, e questa manifestazione, che è un ponte immaginario fra gli Stati Uniti e l'Italia, o se vogliamo Brooklyn, Modica, Ragusa, ci dà ancora la certezza che Floridia riavrà gli onori della ribalta come realmente merita. Lui ha scritto l'opera Maruzza, ambientata a Modica, è veramente un grande segno del suo affetto, dei suoi tempi formativi nell'area iblea. E voglio anche dirvi il suo caloroso affetto per Modica, come lo ha dimostrato durante la sua permanenza a New York, perché lui è stato onorario presidente della società Carlo Papa, della quale ne è ora anche un'altra società a Modica, il cui presidente è il signor Meno Rosa, sì. Modica vuole ricordare degnamente Pietro Floridia. Per fare questo, tra qualche mese la città avrà un nuovo auditorium della musica che sorgerà al posto dell'ex cinema moderno e che il Consiglio Comunale, nella sua unanimità, ha voluto dedicare e intitolare proprio a Pietro Floridia. Questo è il modo migliore per ricordare il maestro Floridia e per ricordare assieme a lui tanti modicani che hanno fatto grande la nostra città, anche essendo impegnati nelle arti, nelle professioni, al di fuori della nostra terra. Come del resto è il senso di questa manifestazione. Guardi, è la prima volta che c'è un'accoppiata, pubblico e privato. Intanto per noi rappresenta l'opportunità per dire grazie a questo territorio, perché all'inizio della nostra attività questo territorio, le imprese, la gente, le istituzioni ci hanno dato fiducia e ci hanno permesso di lavorare. Oggi che siamo magari un'impresa a livello nazionale grazie a questo territorio, e quindi dobbiamo investire in questo territorio, visto che manifestazioni del genere rappresentano una finestra nel mondo per i ragusani, per gli ebrei. E l'ultima cosa che voglio dire, che oggi c'è una grande novità: dalla 13ª edizione in poi la coppiata pubblico-privato fa sì che queste eccellenze, questi cervelli, questi testimoni diventano anche ambasciatori economici della nostra terra, della nostra cultura, delle nostre bellezze, dei nostri prodotti. La foto,
il simbolo della nostra città, l'Ercole di Cafeo, lo consegniamo idealmente alla memoria di Floridia, ma intanto lo consegniamo a chi ha saputo conservare la memoria di questo grande compositore nel corso degli anni, quindi al Centro Studi e a Frank Susini. Salvatore Catania. Chiamo sul palco Giuseppe Tumino, presidente della Camera di Commercio di Ragusa. Ben arrivato. Quando si dice la fortuna di ricevere un premio fortunato? Beh, guardi, io devo dire, devo confessare, mi sento fortunato in tutti i sensi, in quanto mia mamma si chiama Fortunata, quindi io ho i cromosomi della fortuna che mi accompagnano ormai da sempre. Quindi... Posso toccare un po'? Come no, prego, prego. Ne approfitto anche lei, se vuole. Anch'io. Fin dall'inizio, dalle origini, siamo stati di supporto a questa iniziativa e certamente diventa motivo di orgoglio per chi rappresenta dal punto istituzionale il mondo delle imprese ragusane, che sono una ricchezza per questa nostra provincia, poter consegnare ulteriormente, perché non è la prima volta che viene premiato il Totò Catania, e che ci permette di dire che questa nostra terra è capace di esportare talenti, ingegni, professioni che certamente rendono sempre più distinta questa nostra provincia rispetto al mondo, rispetto al nostro paese. E dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ha due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sei. Sciogli il sangue di te.
Grazie. Grazie. Ho il piacere di presentare il maestro Sergio Carrubba, che ha sottolineato tanti momenti di questa serata e che mi ha gentilmente accompagnato. Ma a questo punto, maestro, ci dedicherà uno dei suoi brani, che si intitola? Alba sul Mediterraneo. Alba sul Mediterraneo, il maestro Sergio Carrubba, grazie. La mia formazione è stata educazione formalmente cristiana e cultura umanistica. Mio compagno d'infanzia è stato Giorgio La Pira. Poeta, fratello mio, la tua parola possente come la predicazione di un santo scava profondo nei sotterranei del nostro essere. La tua poesia coglie il palpito invisibile delle cose visibili. I due grandi della terra iblea rivivono anche nella fondazione familiare dedicata a Giorgio La Pira a Pozzallo. Quasimodo e La Pira, Quasimodo esule involontario, La Pira esule per vocazione, entrambi votati all'eccellenza, entrambi cittadini del mondo. La spiaggia dove facevo i bagni è di una immensità molto severa. Qui sono nato. A Pozzallo, terrazza mediterranea, grembo dei cavalieri delle onde, capitani e marinai e navigatori itineranti per il mondo. Il Mediterraneo può essere il punto di gravitazione di una pace planetaria che unisca l'Europa e il mondo, il centro di una storia nuova dei popoli della Terra. In questo mare di civiltà dovranno vivere non più divisi i figli di Abramo e gli arabi e gli israeliani.
Occorre costruire una grande Europa che dal suo cuore mediterraneo affratelli l'America all'Asia, la Russia all'Africa. Rifiuto un europeismo occidentalistico, complice delle volontà di potenza planetaria. Le città del mondo sono il nucleo indissolubile del patrimonio comune di tutti i popoli della Terra. A Firenze sarò docente universitario e 3 volte sindaco. Firenze, sorella di Nazareth e di Betlehem, città rifugio e vicaria di Gerusalemme. Sei stata la città della pace, gemellata con Filadelfia, Kiev, Kyoto, Fez, Edimburgo, Reims. Questo è il tempo dell'unica guerra legittima contro la fame, la miseria, la depressione economica e culturale dei popoli del mondo. Signori consiglieri, io non amo le furbizie dei politici e dei loro calcoli elettorali. Come sindaco, voi potete negarmi la fiducia, ma sappiate che nella scelta fra i ricchi e i poveri, fra i potenti e i deboli, fra gli oppressori e gli oppressi, fra il nord del mondo ricco e il sud povero, fra coloro che ridono e coloro che piangono, io sono decisamente per i secondi. Nel 1946 la Pira viene eletto deputato alla Costituente. È chiamato a formulare i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 54 è a Ginevra, dove proclama l'urgenza del disarmo e della pace. Nel 58 sostiene la libertà per l'Algeria e la pace in Medio Oriente. Nel 59 a Mosca, il Soviet Supremo, parla in difesa della distensione mondiale e del disarmo. Nel 64 negli Stati Uniti sostiene la legge sui diritti civili e le minoranze razziali. Dal 73 cura i colloqui di Helsinki, Bruxelles, Budapest, Vienna e Varsavia. Nel 68 è nominato presidente della Federazione Mondiale delle Città Unite, con sede a Parigi e riconosciuta dall'ONU. La Pira portò al dialogo e cooperò con i più grandi della Terra. E a Papa Giovanni XXIII, beatissimo padre, potete fare vostre le parole del Signore. Ho vinto il mondo. Quando la Pira si spegne, il 5 novembre 77, sul suo tavolo stava da qualche giorno una lettera autografa di Papa Paolo VI. Una lampada, dono di ragazzi fiorentini, israeliani e palestinesi, con la scritta pace, shalom, salam, adorna la sua tomba nel cimitero fiorentino di Rifredi. Nel gennaio 86 inizia il processo di beatificazione di Giorgio La Pira. Nonostante le folle lo acclamassero, La Pira non disdegnò mai la solitudine. Un suo esegeta lo definì un mistico solare che camminava in silenzio 50 passi davanti alla storia. Dalla stirpe di esse spunterà un virgulto. Un bambino nascerà tra noi, aprirà orizzonti di pace. Allora il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il bambino senza timore potrà mettere la mano nel covo di serpenti velenosi e i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie, e lì una strada appianata segnerà il cammino dei redenti. Gianni Battaglia.
Non c'è bisogno che vi diciamo che Edwige Fenech è qui con noi, eccola. Ben arrivata. Sei in estasi, la guardi in estasi. Sì, è vero, te ne sei accorto, sono sì. In estasi. Sì, io devo chiamare sul palco il presidente della provincia, onorevole Franco Antoci, e il sindaco di Acate, Giovanni Caruso. Ci turbavi 30 anni fa, continui a turbarci adesso. Come fai? Ti prego. Sento degli assensi. Grazie. Prima di tutto, buonasera a tutti. Sono felicissima di stare qui. Sono 3 giorni che sto qui e sto veramente talmente bene che ho pensato di non andare via. Perché no? Saranno tutti felici. Perché, insomma, qui mi sento a casa. Perché sono a casa. Sì. Ecco. Bisnonno Ibleo. Sì, ma io ho anche la mia famiglia che è qui nella sala. Cioè, poi ho una bella famiglia con donne bellissime, anche maschi molto belli. Ti credo di aver fatto con onestà il mio lavoro, ho fatto quello che dovevo fare, non è stato molto facile per me, ho fatto una gavetta molto lunga, ho faticato moltissimo, volevo naturalmente iniziare a fare dei film di grande successo, e di grande levatura intellettuale, dei film importantissimi, eccetera. Invece a me è toccata la commedia, prima i gialli e poi la commedia. Non è un mestiere facile, questo sicuramente non lo è. E poi, naturalmente, a me Bergman non mi ha chiamato, io sono stata chiamata da altri registi, però ho fatto parte di un tipo di cinema che oggi viene rivalutata, anzi mi hanno chiesto. Quentin Tarantino però ti ha chiamato. Sì, certo, è stato un bellissimo incontro, molto particolare perché questo uomo, anche giovane, cioè, insomma, innamorato di te anche lui. Ma non lo so se è amore, non, forse è un amore di giovinezza, non lo so, quando non lo conoscevo. Intanto mi sento fortunato perché a me, rispetto agli altri colleghi, mi è toccato. Molto fortunato. E poi quello che è successo ad Acate ieri sera ha dimostrato anche le motivazioni per le quali Fenech è arrivata a questo punto, perché ci si aspettava, sai, queste dive sono in genere capricciose, un po'. Invece abbiamo assistito a una dimostrazione di semplicità, di trasmissione, di amore che ha fatto impazzire tutte, anche le donne e i bambini. Si chiama classe. Classe. Ogni anno scopriamo nuovi talenti, ogni anno abbiamo nuovi amici che si aggiungono alla già grande galleria di persone che nel mondo con la loro opera portano alto il valore della ragusanità. Stai cercando casa da queste parti? Non mi dispiacerebbe. Allora, se avete qualche casa da vendere che sia adeguata a Edwige Fenech, fatevi avanti più tardi, alla fine dello spettacolo. Ah, fai gli annunci così. Io sono stata educata con i valori di questa terra perché la mia mamma ha sempre tenuto che crescesse come è cresciuta lei e io metà del mio sangue è di Acate e allora sono cresciuta alla siciliana. Questo sì, e trovo che sia una bellissima educazione, poi una madre meravigliosa, con una famiglia meravigliosa, come possono essere i siciliani e i ragusani, con questo amore, questo cuore caldo, questa passione, eccetera. E io, anch'io sono così. Adesso vorrei chiamare qui sul palco il prefetto di Ragusa, dottor Ciliberti,
Il vescovo di Ragusa, Monsignor Paolo Urso, e il direttore dell'associazione Ragusani nel Mondo, Sebastiano D'Angelo. C'è un premio particolare e speciale. Signor Sindaco, vuole spiegare velocemente di che si tratta? Sì, è un'opera di artigiani locali, il famoso tombolo, molto difficile a fare, che poi fra l'altro rappresenta la Madonna. E è una cosa molto pregiata. Un regalo meraviglioso, veramente, che terrò veramente con me, proprio mi accompagnerà sempre. Ecco la foto. Ecco. Se facesse un esame comparativo delle varie edizioni del premio, si scoprirebbe che nessuna di esse è stata inferiore alle precedenti. Questo dimostra due cose: quanta vitalità vi sia nei figli di questa terra e quanta bravura nei pazienti cercatori delle piste che portano a figli, nipoti e talora ad ignari pronipoti che vengono ricondotti qui. Ma questo accresce il valore di questo evento, che è qualcosa di più di una semplice festa, è la celebrazione della perennità, della sacralità, dei legami di sangue. E poi richiama l'attenzione su questa terra, che merita di essere conosciuta perché è una delle sedi più insigne dell'arte, della bellezza, della storia. Noi sono rimasto come sempre particolarmente colpito dalla cura con la quale è stata realizzata anche questa edizione, per cui veramente c'è da complimentarsi per il garbo, per la ricchezza degli elementi e anche per il fatto che si mettono in risalto e in evidenza con molta semplicità valori, persone che si sono impegnate con grande energia e con grande entusiasmo.